cominciare. Mi chiamo Francesco Spadafina, abito a Biella e in Second Life e nei mondi virtuali sono conosciuto come Magic Flood. Sono il papà di Pyramid Café. Non ci saranno grandi slide, vi metto questo logo qui che è il nostro simbolo. Allora, questa conferenza per dire due parole sulla storia di Pyramid Café, che è un gruppo storico della community italiana. Siamo nati nel 2007, anche se noi facciamo il compleanno l'11 gennaio, che è la data che facciamo risalire all'inaugurazione del locale virtuale, perché Pyramid Café è un locale, nasce come un locale virtuale in un posto molto speciale. Se voi vedete questo logo, c'è scritto Pyramid Café Spirit of Vulcano, perché Pyramid nasce a Vulcano. Non si potrebbe capire la filosofia di questo gruppo se non si conoscesse questa land, che era una land, quest'isola, pardon, molto speciale nel panorama italiano, un'isola dove si faceva sperimentazione e dove era lasciata la libertà a ciascuno di noi di creare ciò che voleva. Pyramid nasce come gruppo per sperimentare e il progetto ha immediatamente un grandissimo successo. Viene creato questo locale virtuale dove chiunque lo costruisce. Per chi magari non conosce come funziona Second Life, dovete sapere che in una sim, cioè in un'isola, c'è un limite che sono 15.000 prim. 15.000 prim potremmo fare un paragone con i mattoncini della Lego. In pratica, finiti quei 15.000 mattoncini, non si può costruire ulteriormente. Noi con 125 prim abbiamo creato un gruppo di decine e decine di persone. E tutt'oggi questo gruppo continua a creare eventi, a creare tutta una serie di cose. Noi diciamo che Pyramid nasce dallo spirito di Vulcano. Praticamente Pyramid Café nasce da questa note card che veniva distribuita a tutti quanti che entravano in quel posto, e venne scritta da Mickey Ewing, che era un docente universitario, amico di David Orban, il fondatore e istigatore della comunità di Vulcano. David Orban è un guru della rete. Allora, per me lo spirito rappresenta l'idea originaria che ha permesso il realizzarsi di un'iniziativa. Non è il modo di gestire, non sono gli obiettivi, non sono le regole, è un sentimento condiviso che caratterizza e pervade i protagonisti del progetto. Lo spirito di Vulcano è quello di raccogliere una comunità di sperimentatori del metaverso interessati a condividere con gli altri la loro originale esperienza, sia essa esperienza in idee, relazioni, edifici, oggetti, programmi, processi e conoscenza. Lo spirito di Vulcano è il sentimento di appartenenza a un gruppo di persone che vogliono esprimere la loro creatività. Nello spirito di Vulcano il costruire è un elemento fondamentale, ma è anche un simbolo che trascende le prims, ovvero quei mattoncini che dicevamo, e ci deve sempre ricordare che stiamo parlando di costruttori più che di costruzioni. Quindi da queste parole nasce il gruppo, che si afferma immediatamente, ha subito un grande successo. Adesso cercherò di sintetizzare il più possibile, parlando del passato, del presente, di ciò che è adesso Pyramid e quello che sarà, o quantomeno un occhio al futuro bisogna sicuramente volgerlo. Nel passato Pyramid era questa cosa, soprattutto costruzione di ambientazioni, eventi di tutti i tipi. Immaginatevi dei talk show interattivi dove arrivava qualcuno che magari aveva delle conoscenze o una passione per un determinato argomento e tutti gli altri lo aiutavano per realizzare questa conferenza interattiva all'interno del mondo virtuale, e da lì tutto intorno venivano costruite tutta una serie di cose. Da lì ad esempio è nata la Web TV di Pyramid. Sono nati dei progetti molto interessanti, sicuramente farò torto a qualcuno, farò torto a tante persone. Qui siamo in Campania,
io non posso non parlare del progetto Mergi Dream, perché il progetto Mergi Dream è il progetto che ha in un certo qual modo un progetto simbolo per come opera questo gruppo. Carmine Auletta, che è qui della campagna, ribadisco, praticamente ha un problema di salute, vive permanentemente, perennemente a casa sua, e lei è una persona molto creativa, scrive delle poesie e da queste poesie nascono dei dipinti. Praticamente c'era un concorso e noi tutti del gruppo l'aiutammo a realizzare questo progetto, dove veniva rappresentato un attimino quello che era il suo mondo. Venne realizzata una snow globe, ovvero immaginatevi quelle palle che quando le rovesci cade giù la neve, e all'interno di questa snow globe venne realizzato la camera dove lei in quel momento era presente, la riproduzione fedele, con un avatar, un bot si dice, cioè praticamente un avatar gestito da degli script, che era nel letto, che rappresentava lei e aveva la skin, cioè le sembianze di come lei è in RL, effettivamente in real life. Sul comodino c'era la sua fotografia, adesso casomai vi trovo anche il link di questo progetto. E nell'aria svolazzava un altro avatar dove rappresentava invece la Mergi, cioè l'avatar che lei utilizza nei mondi virtuali. Alle pareti le immagini dei suoi quadri che lei dipinge effettivamente. Guardate bene che questi quadri hanno avuto anche un discreto successo, hanno fatto il giro dell'Italia quando è stato sull'Amerigo Vespucci. E a ogni parete c'erano delle porte che le permettevano di uscire e comunicare con il mondo. Ogni porta rappresentava un social network. Ogni porta c'era il logo, c'era lo zerbino che rappresentava ad esempio YouTube, Facebook, Twitter, cioè tutti i social che lei utilizzava per comunicare con il mondo. Per fare questa cosa hanno collaborato tutti quelli del gruppo, venne chiesto aiuto agli altri, ognuno realizzò una cosa. Ed è una delle cose più belle a cui sono più legato in Second Life. Questo è il discorso della collaborazione tra i membri del gruppo. Attualmente, questo diciamo è il passato, tantissimi eventi di questo tipo. Nel presente Pyramid si occupa soprattutto della Web TV, che adesso il gruppo di persone trainante. Vengono ripresi degli eventi e promossi soprattutto degli eventi che fanno altre persone, altri gruppi, e attraverso tutti i social vengono condivisi. Non c'è solamente questo, c'è Pyramid Art, dove vengono organizzate delle mostre interattive, vengono organizzate degli eventi, anche qui dei talk show. Ad esempio viene chiesto ad un artista di esprimersi su una tematica, crea un'opera d'arte e quella diventerà la scenografia, la coreografia per poter fare poi un evento dove praticamente tutti gli intervenuti, tutti gli ospiti possono dibattere, possono interloquire, possono interagire, eccetera, eccetera, eccetera. E adesso due parole sul futuro. Pyramid nasce in Second Life e sicuramente continueremo ad essere affezionati a Second Life, perché voglio dire, è la nostra città natale, tra virgolette. Però Pyramid fin dal primo momento era aperta in rivolta verso le altre esperienze interessanti, verso altri progetti, verso altre community. Siamo andati anche su OpenSim, che è la piattaforma parallela a Second Life, che diversamente da Second Life, che viene gestita da un'unica società, la Linden Lab, invece su OpenSim ci sono vari gestori che gestiscono server diversi. È un mondo, diciamo, fatto di tanti mondi, di tante grid, di tante griglie. Sicuramente, diciamo, siamo legati a Second Life, però per la missione della stessa Linden Lab si sta già pensando a una Second Life 2.0. Second Life, per quanto sia un mondo popolato da 1 milione di utenti attivi, che è tutt'oggi, quindi una grande città, ogni momento ci sono 50.000 persone collegate, comunque diciamo è una tecnologia che
una tecnologia passata, perché si sta pensando a fare altro, si sta pensando a fare qualche cosa di molto più avveniristico, e non c'è solamente la Linden Lab. Lo stesso creatore, lo stesso fondatore di Second Life, Philip Rosedale, sta creando un mondo virtuale, si chiama High Fidelity. Qualcuno di noi già ci ha messo il naso dentro per vedere, e diciamo che queste cose unite con la rivoluzione che sarà, e adesso qui veniamo a parlare dei device che ci permetteranno di vivere questi mondi in maniera completamente diversa. Adesso noi siamo collegati attraverso uno schermo, attraverso un monitor, usiamo la tastiera e il mouse per muoverci là dentro, ma quello che sta per esplodere letteralmente è quella che io definisco la fusione del mondo reale con il mondo virtuale. Una fusione reale, e non si può non parlare di Lucky Palmer, che è il creatore di Oculus Rift. Tra un po' ne sentiremo parlare tantissimo. Oculus Rift è un visore per la realtà virtuale. Chi l'ha provato dice che è un'esperienza incredibile, non è come guardare uno schermo, si è letteralmente immersi dentro il mondo, il videogioco, quello che è. Lucky Palmer era un appassionato di videogiochi, lui ha creato questa cosa proprio perché aveva questa passione. A luglio è uscito il kit Developer 2, cioè un kit per programmatori, per chi vuole sperimentare, per creare giochi, eccetera, eccetera, e dicono che sia un qualche cosa di straordinario. C'è un'attesa spasmodica, si pensa che inizio del 2015 l'Oculus Rift sarà in vendita, e lo si collega al computer, lo si collega alla PlayStation, lo si collega a qualsiasi cosa, al telefono. Tutti sanno, almeno ha fatto grande eco la cosa, che da un ragazzo, diciamo, che aggiustava telefoni, smontava telefoni in un garage, ha fondato una società, e questa società adesso è acquistata da Facebook. L'intenzione è quella di creare un mondo virtuale da 1 miliardo di persone, quindi stiamo parlando di numeri importanti, sicuramente, con dei colossi che scendono in campo. Google ha creato un'applicazione per i telefoni, Samsung si sta interessando per fare un qualcosa di questo tipo e ha fatto un accordo con Oculus. Loro gli forniscono gli schermi OLED e loro gli altri invece gli forniscono il software e tutto quanto serve per sviluppare questo. Quindi telefonini, gente, immaginatevi persone che vanno in treno, per dire, e si piazzano il telefono davanti al campo visivo e immediatamente si immergono in esperienze virtuali incredibili. C'è chi parla di qualche cosa che tra 15 anni la realtà virtuale sarà indistinguibile dalla realtà, sarà qualche cosa che coinvolgerà tutti. Ci sono tantissime applicazioni, tantissime cose, ad esempio in campo educativo. Quindi prima qui stiamo parlando di come la scuola possa fare delle cose interessanti. Insomma, noi ci saremo, va bene? Io vi saluto e spero tanto che, se entrate in Second Life, venite a Solaris Island. Comunque potete seguirci tutti sul blog di Pyramid Cafe e su tutti i social network.